Buongiorno amici, ben ritrovati. Un salutone a tutti i nuovi iscritti, grazie di cuore per tutti i like che avete lasciato, siete veramente fantastici, grazie. Bene, questa è una modifica che voglio fare da tempo. Questo è il mio radiocomando del cancello. Ogni 15 giorni devo cambiare la pila e non ce la faccio più, vi dico la verità. Le pile costano un sacco di soldi perché utilizzo anche quelle di marca e comunque ogni 15 giorni non si può sostituire sempre una pila. La pila è una CR2032. Poi qui c'è un punto di domanda perché bisogna capire, ma queste pile vanno bene su radiocomandi? Ma mi sembra un pochino una pila da 3 volte su un radiocomando del genere. E davvero, non riesco a capire perché utilizzano queste pile. Una volta si usavano delle pile da 12 volt e vi dico che quando cambiavo quelle pile dal radiocomando mi dimenticavo pure di averla cambiata perché passava tanto di quel tempo e non mi ricordavo più l'ultima volta che l'avevo cambiata. A questo punto ho deciso di fare una modifica a questo radiocomando. E sono partito col discorso di fare una bozza nel senso di prendere un pacco batterie con due pile da 1,2, inserirle all'interno di questo box e provare a fare una prova. Sono passati 3 mesi, le pile sono ancora al suo interno, sono delle pile ricaricabili e non le ho ancora cambiate, quindi secondo me il problema è stato indovinato. Il neo di questi radiocomandi con questi CR2032 sono proprio le pile. Poi scrivetelo nei commenti perché voglio anche sentire la vostra opinione. Magari esiste un tipo di pila apposta, non lo so, ditemelo voi, perché sto davvero impazzendo. Comunque non voglio più perdere tempo, voglio utilizzare un box di, diciamo, di scuola, quello che si usava per fare i prototipi. All'interno metto tutte, diciamo, il progetto che voglio fare, quindi andrò a disegnare anche un circuito stampato, poi vi faccio vedere con quale programma lo disegno e da chi faccio stampare il circuito. Sicuramente avete già capito, è una grossa fabbrica in Cina che stampa circuiti stampati, ma poi lo vediamo un po' insieme. Quindi utilizzerò anche, anzi diciamo soltanto due pulsanti perché quattro sono anche troppi, soltanto due di comando, cioè l'1 e il numero 3. Sono quelli che servono per fare la programmazione, così non devo più smontare niente e utilizzo i due tastini all'occorrenza se in caso devo riprogrammare il radiocomando. Bene. Questo è tutto, spero che la mia idea vi può interessare, seguite il video, vi faccio vedere che cosa faccio. Bene, a questo punto devo soltanto aprire il radiocomando e iniziare a studiare la scheda al suo interno per poter capire che cosa si può fare e per poter disegnare il circuito, perché adesso devo disegnare il circuito e mettere i suoi connettori al suo posto, eccetera, eccetera, per vedere un po' che cosa riesco a fare. Adesso metto la scheda sotto il microscopio e la guardiamo insieme. Questo è il numero 1 e questo è il numero 3, i due pulsanti che andrò a recuperare. Bene ragazzi, eccomi qua. Ho già fatto il grosso del lavoro, ho già studiato un po' il circuito, vi voglio far vedere che cosa ho fatto. Anzi, vi spiego anche un pochino come è fatta la scheda, così capiamo insieme come disegnare poi il circuito. Ho disaldato i quattro pulsanti che tanto a me non servono più, quindi è una cosa in meno, sempre con l'utilizzo dell'aria calda. Poi ho dissaldato il LED. Il LED ho notato che è un LED con due, diciamo, con due LED colorati in unico packaging. Quindi sono due LED separati che hanno bisogno di due resistenze. Infatti le andiamo a vedere. Eccole qua. Sono due resistenze da 470 ohm. Da un lato è collegato il LED e dall'altro lato è collegata a massa la resistenza, sia in un colore sia nell'altro. Questa è la massa e questo è il pin che arriva dal LED, uno di qua e uno di là. Gli altri due pin sono quelli che arrivano dal processore. Andiamo a vedere insieme, diretti dal processore, che sono quelli che poi io andrò a utilizzare saldando i due fili che vanno al mio LED. Perché? Perché utilizzo, eccolo qui, questi qua sono i due fili che vado a utilizzare al LED, al mio LED, perché io utilizzo un LED a 3 pin,
Cosa significa? Che ha un comune, il centrale è saldato, cioè in comune a un LED e all'altro. In questo caso, la cosa bella di questo LED è che posso utilizzare una sola resistenza, eccola qua saldata, da 270 ohm direttamente a massa. Quindi una sola resistenza con due LED, e questa è già una bella cosa. E poi un'altra cosa che ho fatto è quella di saldare il negativo, il meno della batteria. Ho trovato il punto di massa e poi il più, ovviamente, dove c'era la batteria, il pin della batteria. E questa, vabbè, è una cosa molto scontata. Un'altra cosa che ho notato è che i LED, scusate, non i LED, ma i pulsanti hanno due contatti morti che servono soltanto per tenere fermo il pulsante, ma non sono utilizzati. Gli altri due invece sono utilizzati perché un contatto è la massa e l'altro è il segnale che arriva dal processore. E sono tutti e quattro con la stessa tipologia. Infatti, due sono morti, uno è la massa e l'altro è il contatto che arriva dal processore. La cosa bella è che utilizzo soltanto un filo per un pulsante e poi la massa la metto dove voglio, sia per un pulsante che per l'altro. Questa cosa è molto importante che poi la devo disegnare nel mio circuito, poi lo facciamo insieme, vi spiego anche come lo faccio e con quale programma. Bene, diciamo questo è un groviglio di fili, ma spero che sono stato chiaro. Nel prossimo step andiamo insieme a disegnare il circuito. Bene amici, questo è il programma che io utilizzo per costruire i miei circuiti stampati. Si chiama Eagle. E lo conosco da molti anni, vi dico che questo programma è veramente ottimo. Potete creare delle gallerie contenenti i vostri, diciamo, circuiti, connettori e poi abbinarli ai vostri progetti. Comunque qui mi fermo perché è davvero una cosa, ampia questa cosa per l'utilizzo di questo programma. A noi ci interessa sapere che cosa ho fatto per costruire questo, diciamo, mio esperimento. Quindi ho costruito due connettori, li ho disegnati e inseriti nel mio progetto. Poi ho costruito dei punti di saldatura per i vari, collegamenti dalla scheda del radiocomando a questa mia basetta. Ogni punto, vedete, è il punto di collegamento. Perché la scheda del radiocomando andrà inserita sovrapposta a questa scheda. La mia idea è proprio quella che vi sto facendo vedere. Adesso andiamo a vedere dal vero com'è la mia scheda. Eccola qua. Questa è la scheda finita. Quindi sarà sagomata in questo modo perché deve entrare nell'alloggiamento della mia scatoletta. Tutte le misure con le forature, diametri, eccetera, eccetera, li ho trovati direttamente dal sito del costruttore. È tutto molto chiaro, è tutto disegnato qui. Basta sapere un pochino come muoversi e un attimo si crea, diciamo, la prima basetta con tutte le sagomature e poi ho inserito i connettori in maniera giustamente opportuna per costruire la mia prima basetta. Questa parte tratteggiata è una seconda, diciamo, libreria sovrapposta. L'ho realizzata utilizzando le misure della basetta che andrà sopra con questi fori di fissaggio. Poi qua ho inserito delle scritte, vabbè, poi si può fare in mille modi. Questa è la prima scheda. Adesso andiamo a vedere subito la seconda scheda. Questa è la seconda scheda, praticamente quella che andrà sopra alle altre due, sovrapposta. Quindi un castello collegato attraverso questi due connettori che fanno da ponte, i due interruttori per aprire il cancello, altri punti di fissaggio li ho messi tanto perché magari poi mi possono servire, ma comunque non mi servono, però li ho voluti mettere. E poi vediamo sul secondo connettore, l'A3, il diodo LED con in comune la resistenza che va a massa. Questa resistenza l'ho voluta mettere in SMD da 0,805. Quindi adesso vi faccio vedere come viene il circuito. Sempre sagomato come da disegno, infatti se notiamo all'interno
della vasetta. Nella parte superiore c'è questa, diciamo, plastica, e ho dovuto sagomare anche questo. È comunque tutto riportato sul datasheet del costruttore, non potete sbagliare. Ecco, questa parte tratteggiata rossa e blu è perché è la massa. Ecco, così si vede già bene. Questa è la resistenza, questo è il LED, e questi sono i due collegamenti, diciamo, ponti da una scheda all'altra. È tutto qui. Niente di più semplice. Con questo programma veramente potete fare mille cose. In più, se volete stamparlo sul sito che adesso vi vado a svelare, il sito che io utilizzo è JLCPCB. Non è una pubblicità che mi pagano, eccetera, eccetera. No, no. Vi voglio consigliare le cose giuste. Io l'ho provato veramente. Ci sono rimasto davvero molto, molto bene. È un servizio ottimo. Adesso non vi spiego come si convertono i file diciamo, in Gerber, perché sennò qui non finiamo più di fare questo video. Però comunque da questo programma è possibile creare, questa è la cam, è possibile creare il file Gerber. Questo è il mio file Gerber con tutte le facce. Poi al massimo, se vi interessa, farò anche un video specifico su come costruire il file con tutte le forature, eccetera, eccetera. Bene, amici, siamo arrivati al sito internet. JLCPCB è famosissimo, lo conoscete tutti, dai. Comunque, questo è il mio file che ho disegnato con quel programma che avete visto prima. E niente, vi fa già vedere l'anteprima. L'ingombro della scheda che ho deciso di inserire all'interno di questa vasetta, i vari punti di fissaggio, i vari punti di saldatura, e questa, diciamo, che è la parte, diciamo, sotto della vasetta. Adesso andiamo a vedere la parte sopra. La parte sopra è questa, con i due pulsanti, il LED ovviamente, e diciamo, i due connettori che fanno da ponticello. Ricordate anche la sagomatura al dettaglio. Comunque, questo sito veramente io ve lo consiglio. Se volete farvi un giro su internet, cercate JLCPCB. E certo che però non è tanto facile, dovete capire come inviare il file. Se siete alle prime armi, fate una ricerca, magari vedete qualche tutorial in giro e comunque ci arrivate anche da soli senza problemi. Bene, adesso che ho inviato il file, non ci resta altro che aspettare che arrivi il pacco e poi lo apriamo insieme. Bene amici, ecco qua, finalmente è arrivato il pacco. Andiamo ad aprirlo insieme. È vero che l'ho già aperto, però. Ta-tan! Addirittura hanno messo un gadget, un cuoricino. Che bello, molto bello. E queste sono le schede, andiamo a vederle insieme. Una e due. Benissimo. Apriamo prima questa. Veramente molto bella. Sanno veramente lavorare bene. Ottima. Come l'ho disegnata io. Andiamo a vedere la seconda. Perfetto. Questa è la seconda scheda e questa, diciamo, è la prima che va sopra all'altra. Così, con in mezzo la schedina del radiocomando. Adesso non mi resta altro che iniziare ad assemblare il circuito e qui inizia il vero divertimento.
Bene amici, siamo arrivati al termine del video e questo è il progetto finito. Che cosa ne pensate? Ne vale la pena fare una cosa del genere? Se ne avete le possibilità, secondo me sì, perché non è soltanto disegnare il circuito con una resistenza, un diodo LED e due pulsanti. È tutto quello che c'è dietro da pensare, studiare, le varie distanze, la posizione dei pulsanti, dei connettori, dove mettere il filo qua, le uscite per saldare i ponticelli. Insomma, è tutto quello che c'è dietro che bisogna pensare, che magari una persona non capisce perché non è del mestiere, però alla fine vi dico che è quello il bello di costruire queste schede e soprattutto è la cosa che rende ancora più difficile il circuito è adattarle a quelle scatolette, diciamo, che vendono già fatte, perché con una stampante 3D si può fare una scatola quadrata 5x5 e si butta dentro tutto. Invece con queste scatolette cioè, non so, mi sento più realizzato a costruire un progetto perché è anche più difficile farlo. E la cosa che mi piace ancora di più è la precisione. Adesso vi faccio vedere il progetto completo con la ciliegina sulla torta. Guardate, questo è il risultato. Che cosa ne pensate? Scrivetelo sotto. Ovviamente mancano le viti dietro qua per fissare tutto. Adesso si sta aprendo anche lo sportello. Comunque, questa è la scatoletta completa. I fori non sono fatti a caso, è quello che vi voglio far capire, che è molto bello studiarci dietro su un progetto. E un'altra cosa che voglio aggiungere è un pezzettino di carta con la data di oggi all'interno del pacco batteria, perché quando poi le pile saranno scariche, vi dico la durata esatta di questo progetto e se ne vale davvero la pena realizzarlo. Bene ragazzi, per il momento è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Un saluto a tutti, ciao ciao!